Ehi raghi, oggi al posto delle solite creepypaste ho deciso di farne una su Among Us. L'ho provata, ma in realtà si è solo buggata e un tizio a caso è entrato nella lobby. Comunque, fatemi sapere se la proverete anche voi. Prima di iniziare, però, vi ricordo che solo una piccola percentuale delle persone che guardano i miei video è iscritta. Quindi, se alla fine vi piace questo video, vi ricordo di iscrivervi e di lasciare magari un mi piace. Tanto è gratis e potete sempre cambiare idea. Ehi raghi! Ci rivediamo di notte come sempre perché ormai è diventata abitudine fare i video la notte. Però non siamo su Roblox stavolta, siamo su Among Us. Vogliamo fare una creepypasta perché ho sentito di questa creepypasta e ho detto perché non provarla. E quindi siamo qui a provarla di notte, di nuovo come sempre. Il primo passo per fare questa creepypasta è praticamente creare una stanza. Adesso noi siamo in Europa e niente, osteremo una stanza normalissima. Con 10 player, 2 impostori in inglese e tutto. Deve essere la prima mappa, ok, mi raccomando. E niente, confermiamo. Ok, ora noi abbiamo ricevuto questo codice. Dobbiamo prendere un foglietto di carta. Aspettate, fatemelo strappare da qui. Ok, è un po' grande come foglietto, magari prendiamone uno più piccolo. Ok, dopo che abbiamo il nostro foglietto, dobbiamo scrivere in questo foglietto il codice della stanza, quindi X, W, R, Y, Q, Q. Ok, X, W, R, Y, Q, Q. Ok, è qui. Adesso quello che dobbiamo fare è piegarlo in quattro. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ok. Ora lo dobbiamo tagliare in quattro, invece. Quindi 1. Mi è partito il foglietto. 2. Ok, 3 e 4. Abbiamo 4 pezzettini in mano. Ci sono tutti. Mi cadono, però ci sono. Ok. Cosa dobbiamo fare con questi pezzettini? Ce ne dobbiamo mangiare uno. Ci mangeremo questo qui. Quindi, ragazzi, prendetevi dell'acqua accanto a voi, non lo so. Buon appetito! Pensi di potermi veder mangiare un pezzo di carta così senza aspettare 2 minuti? No, assolutamente no. Ovviamente prima ti devo parlare del mio Twitch. Twitch è la piattaforma dove io streamo ogni giorno alle 8. Puoi subarti gratis e giocare con me a tutti i giochi che vuoi. Avere diritto alle stanze abbonati, avere le mie emote e un sacco di altre cose. Oltretutto puoi addirittura subarti gratis. Se non sai come fare, basta scrivere punto esclamativo Prime in chat mentre sono in live e subarti da lì. Oppure ci sono gli sconti questo periodo, quindi che stai aspettando? Fai punto esclamativo sub e sabbati così. Oltretutto, sto facendo una cosa davvero speciale. C'è un server vanilla dove sono anche con altri streamer, però puoi entrare solo se sei abbonato TR3. Quindi mi raccomando, ricordati, Twitch, mi chiamo Jenny Merakili e se vuoi subarti puoi farlo, avrai un sacco di cose in più e anche gratis. Puoi sempre cambiare idea, ricordatelo. E poi puoi anche aiutarmi nel server vanilla, solo se sei il tier 3 però. Ok, ora direi che possiamo riprendere me che mi mangio un pezzo di carta per fare questo trucco. Vabbè, vi aspetto su Twitch, ragazzi, ogni giorno alle 8. Ciao ciao! Ah. Mangiato. Ah, che schifo. Ora, ragazzi, che l'abbiamo fatto, dobbiamo lasciare i foglietti qua e aspettare che la nostra persona entri nella stanza. In pratica, quello che dovrebbe succedere è che qualcuno dovrebbe entrare nella stanza e dirci quando moriremo. Non ci resta che aspettare. C'è Lucas, c'è un certo Lucas. Hi, dovrebbe essere in inglese almeno, così tutte le creepypaste sono in inglese, quindi immagino. Oh, raga, è entrato. Oh, hi. Bando alle ciance, glielo chiediamo subito. Sei la persona giusta. Are you? Chi sono io? In che senso chi sono io? Dovresti sapere chi sono io. Persona giusta? No, aspetta. Facciamogli la domanda. Quando morirò io? Vediamo se risponde. Dovresti dirmelo tu. In che senso dovrei dirtelo io? What the fuck? Che significa? No? Tu sei lo spirito. Non io. Tu. Io ho mangiato un foglietto di carta. Non tu. Lucas. Ho fatto tutte le cose che c'erano scritte. Aspetta. Quindi mi state dicendo
che questo tizio è il... e stava facendo il mio stesso gioco e ci siamo incontrati in una stanza? Ho perfino mangiato il pezzo di carta. No, 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 no. Ha fatto le stesse cose che ho fatto io. Ragazzi, c'è un problema. Ho mangiato anch'io la carta, gliel'ho detto. E adesso che si fa? Devo rimangiarmi un altro pezzo di carta? Ammettilo, tu sei lo spirito... No, 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 no. Senti, Lucas. No, 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 no. No, Lucas. Volevo solo sapere quando sarei morta. Ah, che scatole, Lucas. Dovevi dirmelo tu. Ho mangiato quel pezzo di carta per niente. Che schifo. Fa pure male allo stomaco. Cosa pensi che ne sappia io? Ho capito, Lucas. Ma... ecco, come sei entrato allora? Scusa. Come sei entrato se non sei tu lo spirito, Lucas? Sono io che ho creato la stanza. No, 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 no. Io ho creato la stanza. Io ho creato... L'abbiamo visto tutti, ho le registrazioni. Abbiamo creato noi la stanza, io. Facciamo che... E sa che lascerò Lucas da solo a questo punto. È sospettoso. Ancora non si fida. Ci vediamo più tardi. Ok, Lucas, ci vediamo... Se n'è andato lui, l'abbiamo chiaramente visto tutti. Vabbè, ragazzi, non so che dirvi. Ho provato a fare questa cosa. L'ho letta, non so se funzionava. Ho ancora i pezzettini di carta. Niente, se ci provate fatemelo sapere. Ditemi come va. Da me si è buggato il trucco. Si è buggata la creepypasta ed è entrato uno a caso. Quindi... Non lo so, non lo so. Non mi sembra, mi sembra una cosa finta. Però, insomma, un tizio almeno a caso è entrato, quindi... Non lo so, fatemelo sapere nei commenti se ci provate. E niente, ci vediamo alla prossima notte insonne mia, dove ci sarà un altro video. Vi voglio bene.